Semplici e buonissimi sono i biscotti per eccellenza. Sto parlando dei cookies. Anche di questi mi chiedete sempre la ricetta e quindi ho pensato di spiegarvelo con pochissimi passaggi. È sufficiente una planetaria, però se non riuscite potete benissimo farlo anche a mano. Ricordate che quando si tratta di frollini, quindi quando c'è il burro, lavorare a mano è un po' difficile perché le nostre mani scaldano il burro e quindi l'impasto diventa poco lavorabile. Quindi se lo fate a mano, soprattutto quando fuori è caldo, potete usare delle spatole per impastare, così il burro non sarà a diretto contatto col calore delle vostre mani. Io ho la possibilità di usare una planetaria e quindi lo faccio. Però io non mi ricordo i passaggi. Non mi ricordo se devo fare burro e zucchero. Burro e zucchero, arrivo. Per prima cosa impastiamo con la foglia burro e zuccheri. Ho detto zuccheri perché, come avrete notato, ci va sia lo zucchero di canna sia lo zucchero a velo. A questo punto aggiungiamo l'uovo. Con l'aiuto di una spatola diamo una mano alla planetaria a unire bene gli ingredienti, dopodiché aggiungiamo la farina con il lievito. Un po' di sale, che non era scritto nella ricetta ma che nei miei dolci non manca mai. E adesso che la farina è stata assorbita, gocce di cioccolato. Una volta messa la farina, impastate il meno possibile, sempre per quella famosa storia del glutine che non deve essere stimolato. Ora, per poter fare meglio i biscotti, diamo all'impasto il tempo di rapprendersi un po', quindi lo mettiamo in frigorifero in modo tale che il burro torni ad essere solido. Perfetto, più è sottile e più si raffredda velocemente. Così, bello sottile, lo lasciamo mezz'oretta in frigorifero e poi ci vediamo per formare i biscotti. Ecco qua, dopo mezz'ora, vedete, dopo mezz'ora di frigorifero, che l'impasto si è rappreso e quindi sarà molto più facile formare i nostri cookies. Allora, visto che abbiamo una forma molto regolare per far prima e per farli più o meno tutti uguali, li tagliamo con il coltello. Facciamo così. Ok, abbiamo visto che più o meno sono tutti uguali e poi a me piace che siano un pelino diversi, così si vede che sono fatti a mano. E adesso facciamo delle palline e le schiacciamo leggermente. Se avete la possibilità di farlo con i vostri bambini sarà bellissimo, perché i bambini adorano, a parte stimolare la loro manualità e la loro creatività, e poi si passa sempre del tempo insieme, il che non guasta mai. Teneteli abbastanza distanziati tra loro, perché in forno il burro andrà di nuovo a sciogliersi e quindi si allargheranno ulteriormente. I nostri cookies sono pronti per essere infornati. 170 gradi, il tempo è indicativo, circa 15 minuti, ma dipende da quanto li fate grandi. Più li fate piccoli e più si cucineranno in meno tempo. Eccoli qua, sono proprio come quelli originali americani e sono venuti belli grandi come piacciono a me. Li abbiamo lasciati raffreddare e adesso possiamo decidere di conservarli o in un barattolo di vetro, oppure in una scatola di latta, oppure, come succede sempre, da nessuna parte, perché tanto questi vengono divorati subito in tutte le case. Provare per credere, grazie per aver seguito anche questa ricetta, questo sta fuori me lo mangio io. E ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao a tutti!